Prego. So let me repeat what I said on Monday. If your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. The consequences are real and they will bite. It is time for you to go home. And let me also be clear that we will have zero tolerance for the establishment of new blockades or occupations. We now have the tools to follow the money. We can see what is happening and what is being planned in real time. And we are absolutely determined that this must end now and for good. Mamma mia, Vito. Ti spiega? Sì. A parlare la vice del primo ministro canadese, anche ministro anche. La cosa gravissima che dice, c'è una protesta in Canada dei camionisti contro le scelte del governo. Lei dice, vi stiamo tracciando tutti, se non ritornate immediatamente a casa, quindi se non smettete immediatamente di fare qualcosa di legittimo come una protesta, noi congeliamo i vostri conti correnti bancari, congeliamo l'assicurazione dei vostri camion e dato che possiamo tracciare ogni spostamento, anche i soldi che loro stanno ricevendo da chi attraverso il crowdfunding voleva aiutare questa protesta, dice vi blocchiamo tutto. Questo discorso cristallizza quello che sarà il futuro del Green Pass, cioè la logica perversa che si nasconde dietro al Green Pass. Concludo, questa persona è pericolosa per quello che dice, non tanto perché è un ministro canadese e qualcuno potrebbe dire che ce ne importa. Lei è nel board del World Economic Forum, quell'organismo dalle cui labbra pende il nostro governo. Ma dai. E certo, abbiamo visto come Draghi è corso ad incontrare Schwab, il presidente di questo World Economic Forum. Questa è la filosofia dietro quelle misure che stanno imponendo, nascoste da misure di prevenzione contro il Covid-19. Possiamo tracciare tutto, possiamo congelarvi i conti. Più chiaro di così